Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video, avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Eccoci ragazzi. Allora, vi ricordo subito, immediatamente, che in descrizione trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio. Lasciate un like per supportarci gratuitamente. Inoltre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate la campanellina attivata su tutte, la campanellina bianca piena, per ricevere le notifiche su tutti i nostri nuovi contenuti. Questo è un video molto molto speciale per me perché sono qui per darvi una notizia incredibile che per chi mi segue su Instagram già lo sa da circa 3-4 giorni e chi ci segue su Instagram, il bar del calcio, ricordo in descrizione trovate il link. Beh, oggi è il 30 luglio, come dicevo poco fa, prima della sigla, è un giorno molto importante perché questa sera succederà una cosa molto particolare per me, ma adesso vi spiego un attimo com'è nato tutto questo. Allora, parte tutto da il 17 luglio, se non sbaglio, il giorno dei 10.000 iscritti, o il 16 o il 17, il giorno dei 10.000 iscritti, insomma. Prima di raggiungere questo grande traguardo, una ventina di minuti prima ero al campo allo Zan de Giacomo, dove incontro un certo grandissimo, un saluto a proprio lui. Ho incontrato a Giovanni Stramacci, sicuramente lo conoscete tutti voi. Allora, che succede? Innanzitutto, ovviamente, ci salutiamo e facciamo due chiacchiere. È stato un enorme piacere conoscere Giovanni e penso anche lo stesso per lui. Quindi è stato un incontro davvero molto bello. Allora, cosa succede? Parlando, comunque mi dice, comunque se volete possiamo iniziare comunque a fare delle collaborazioni, insomma tutte cose riguardanti YouTube e altro. Cosa succede? Lui partecipa a Just Lazio. Che cos'è Just Lazio? Molti di voi sicuramente già lo conosceranno, è un canale sulla piattaforma Viola. Che succede? Succede che ovviamente dice vi vorrei comunque invitare lì un giorno per fare due chiacchiere e io ho detto vabbè certo, a noi ci fa piacere di collaborazioni, non ne abbiamo praticamente, no, non ne abbiamo mai fatte di collaborazioni perché gli ho detto appunto noi siamo un canale a gestione familiare nato per stare con la nostra community per divertirci insieme senza uno scopo di marketing, comunque diciamo le collaborazioni sono sì per magari conoscere altre persone, c'è chi lo fa proprio per passione perché gli piace scambiare idee con altri YouTuber, ma anche il fatto di fare collaborazioni che ovviamente porta una maggiore fama, tra virgolette, perché ovviamente ti fai conoscere dagli altri sugli altri canali, comunque certe dinamiche che non sto qui a spiegarvi, ma che probabilmente capirete comunque da voi. Da soli. Che succede quindi? Ci dice, io ho detto, oh, comunque per noi andrebbe bene, comunque stiamo per raggiungere i 10.000 iscritti e sarebbe ora di iniziare a fare qualcosa di carino, ci farebbe molto piacere. Allora mi dice, guarda, se vuoi potete venire il 30 luglio in diretta su Just Lazio, quindi ve lo sto annunciando.
in diretta con me e ovviamente altri influencer della Lazio, ma ad occasione speciale ci sarà anche il mitico Mike Scioscia. E io, no, aspetta, ma che stai a dire? No, perché lui, cioè Giovanni me l'ha detto con proprio una cosa, eh sì, perché il 30 luglio poi comunque ci sta pure Mike Scioscia, così ho detto, no, scusa, scusate, non così, mi ha detto. No, perché sai, mo il 30 luglio ci sarà pure Mike. E io, aspetta, Mike chi? Mike Scioscia. Hai detto, no, aspetta, ma quello vero, ma sei serio, ho fatto. E lui, eh sì, perché Mike Scioscia. Ha detto, no, vabbè, cioè io ci sono cresciuto con Mike Scioscia. Io ho detto, ragazzi come me, vedere Mike Scioscia, poter parlare con Mike Scioscia, è un'emozione indescrivibile, perché ragazzi io con Mike ci sono cresciuto, cioè lo vedo da quando ero piccolo, cioè avrò avuto 6-7 anni quando ho iniziato a vederlo. Comunque tra noi giovani Mike Scioscia è famosissimo, è tra i youtuber più famosi, ma proprio in assoluto, no? Comunque molti di voi, la maggior parte, lo conosceranno sicuramente. Quindi che succede? Io appena l'ho saputo mi sta venendo a piangere, perché per me è un idolo Mike Scioscia, è pure della Lazio, quindi figuratevi. Ma la cosa più importante è che io ci sono cresciuto, tutti i giorni mi son visto i suoi video per anni, ma anche tuttora me li vedo, tutti i giorni, cioè uno aspetta l'ora in cui esce il suo video e te lo vai a vedere, ma è una cosa che faccio da veramente tanti anni, è un'abitudine. Quindi, cioè, sapere una cosa del genere per me è stato incredibile. E lì per lì mi veniva anche, cioè in realtà anche ora mi viene da, diciamo, commuovermi, perché comunque è come se voi conosceste un vostro idolo, qualcuno che vedete da quando siete bambini, un qualcosa che comunque non vi sareste mai aspettati, perché cioè, io non so nessuno, capite? Cioè per stare in diretta con uno come Mike Scioscia mi fa davvero tanta emozione, mi rende molto fiero di quello che stiamo facendo, e soprattutto non me lo sarei mai aspettato, ma nemmeno me lo sarei mai sognato, manco sperato. È una cosa impossibile, proprio dici impossibile. Quindi un grazie speciale va a Giovanni per questa grandissima opportunità che mi sta concedendo. Quindi ragazzi, sono qui per dare appunto questo annuncio che questa sera dalle 22:30 su Just Lazio, sul canale Viola, che trovate il link in descrizione del canale di cui sto parlando, a partire dalle 22:30 ci sarà la diretta con Giovanni Stramacci, Mike Scioscia e tantissimi altri influencer della Lazio, e si parlerà della situazione attuale, comunque di tantissime cose, ragazzi. Potete fare domande a Mike, a noi, a tutti, ragazzi, è una cosa fantastica. Per chi ci segue a noi, quindi anche a me, stasera comunque vedrà un Fabrizio, cioè voi diciamo sapete il dietro le quinte, perché magari lì per lì cercherò di farmi vedere il meno possibile emozionato, per diciamo creare una live fluida e di maggiore qualità. E ci metterò ovviamente tutto me stesso, e non sarà facile per me, perché come ho detto sarà una grandissima emozione e una delle esperienze più belle della mia vita, stare in diretta con Mike Scioscia e anche fare due chiacchiere, scambiare due chiacchiere con tutti gli altri. È un qualcosa che è molto emozionante. E quindi voi comunque che sapete questo, stasera mi vedrete e direte, beh, adesso Fabrizio sta tipo troppo teso, io starò, penso un'ora così starò, veramente. Quindi ragazzi, penso di aver detto tutto, e ancora adesso non ci credo, perché io questa cosa la so da Auronzo e non potevo dire niente. Infatti per chi stava in diretta io ho detto, va, metti l'attimo muto e ti devo dire una cosa. Io ho detto proprio questo, così almeno sapete proprio tutta la storia. Poi vado da papà e apro il telefono, YouTube Studio, 10.000 iscritti. Quindi sono scoppiato proprio a piangere, ragazzi, perché lì per lì non ve lo potevo dire, ma l'emozione di avere una notizia del genere di Mike Scioscia e 10.000 iscritti, avrei pianto comunque, ma cioè,
Nel cervello avevo un'emozione clamorosa, c'era un servietà che ancora adesso è qua, cioè sto vivendo un sogno e non sto esagerando, fidatevi, perché vi ripeto, pensate di incontrare una persona che, cioè proprio parlare, che potete parlarci senza problemi, senza secondi di, come posso dire? No, non è che tu vai tipo a Romix, lo incontri, ti fai una foto e te ne devi andare. Lì è proprio un'ora con cui ci puoi parlare, comunque puoi fare domande, dando ovviamente spazio a tutti, questo è ovvio. Però comunque stare lì, stare in una videochiamata insieme a lui, senza togliere nulla agli altri, ovvio, spero che comunque mi capiate tutti, sarà una cosa davvero speciale. Quindi vi consiglio, anzi dovete assolutamente scaricare il canale Viola o tranquillamente potrete vedere la diretta direttamente dal link in descrizione dove vi apre il canale YouTube, perché vi spiego, questo video uscirà prima ovviamente della diretta per avvisarvi di questa live, che come ho detto già abbiamo avvisato di largo anticipo su Instagram. Quindi vedete, Instagram è importante, c'è poco da fare, dovete assolutamente seguirci lì. Dicevo, dovete andare sul link in descrizione e vi apre il canale, perché la live giustamente adesso non ce l'abbiamo ancora, perché deve ancora iniziare. Quindi voi entrate lì e troverete dalle 10:30, 22:30 troverete il link, cioè troverete la diretta cliccando sul link in basso e ci cliccate sopra e ve la potete vedere. Io vi consiglio di scaricarvi il canale Viola, ovviamente. Il nome di questa piattaforma, ovviamente la trovate nel link, cliccando, comunque la leggete, è molto intuitivo. Poi, che volevo dire, ecco che io sarò in diretta dalle, questa è una cosa molto importante, lo sto dicendo negli ultimi minuti di video, però è una cosa molto importante, io sarò in diretta dalle 11:10, così mi hanno detto. Quindi se alle 22:30 non mi vedete, non vi preoccupate, è tutto giusto, va bene? Detto questo, ragazzi, direi che questo video può concludersi, può finire qui. E ci possiamo vedere tranquillamente questa sera. Tra l'altro, papà questa sera sarà anche in diretta su Città Celeste, quindi ovviamente seguite anche lui alle 9, da quello, se non sbaglio alle 9 mi ha detto, non lo so, non mi ricordo bene, prepara alle 9. Detto questo, penso di aver detto tutto in questi minuti di video e ci vediamo questa sera. Un saluto a tutti ragazzi, un bacio da Fabrizietta, è tutto, ciao ragazzi.